Ciao ragazze e ragazzi, oggi farò un tutorial occhi con la palette di Melissa Tani e la mia solita di Wycon, quella scelta da me insomma. E poi volevo mostrarvi questa nuova collezione di MAC, questa palette particolare. Questo gira ma non voglio, insomma è un po' particolare. Queste qua costano poco, le ho trovate sul sito, ci sono di varie tre colorazioni e io ho scelto questa che è la più nude e queste costano 33, sono quelle le holiday per Natale, ci sono vari pacchettini, varie promozioni. Cioè promozione non tanto perché hanno di quei prezzi, ho visto sul sito e le uniche abbordabili insomma erano queste e siccome sono complete a me è piaciuta tanto e l'ho presa. Nulla, oggi non la utilizzo. Allora procedo con il allora intanto applico questo qua come transizione su tutta la palpebra, cioè su tutta la palpebra, la transizione, quindi qua in mezzo. Sono ombretti molto carini, molto scriventi. Polverosi ma non troppo, quindi a me piacciono moltissimo, come ben sapete. Poi vado con la palette di Melissa e prendo questo colore che si chiama Brown, semplicemente Brown. Lo sfumo qua. Molto scrivente, bello scuro anche lui. Vedete? Che bell'effetto che fa. Molto carino, secondo me. Molto carino, l'ho rivalutata tanto perché nel senso che la prima volta si è bella, però adesso è già la terza o quarta volta che io la utilizzo e mi piace da morire, è molto bella, ha dei colori molto scriventi, molto portabili e anche particolari, quindi fa il mio caso, come credo farà il caso di tanti. Poi pulisco un attimo il pennello e vado a applicare questo chiaro che è By Light, non vedo bene, non sapete. Lo applico qua sulla palpebra mobile, tamponando un po' su ombretti talmente scriventi che sono fantastici da utilizzare, proprio vero, che anche per le non esperte sono top. Ecco qua. Poi con vado a prendere un attimo questo, no, prima questo e lo applico qua, un pochino, proprio poco, e lo applico così. Ok, poi prendo un altro pennello. Questo nero proprio un pizzico perché è veramente scrivente e lo porto qui. Sfumo bene all'angolino di là.
volta sfumato, sempre col pennellino di prima, prendo un po' di questo verde e lo metto qua, giusto un velo. Mi applico un po' di chiaro e lo rimetto qui. Ok, con un pennellino così prendiamo questo scuro brown e lo vado ad applicare qua sotto. Così, scusate, ero davanti. Qua. Sono scriventissimi, eccezionali, così non si fa fatica. Ok. Poi la matita nera andiamo a sfumare un pochito. La matita nera andiamo proprio sotto, cioè fin con Aldo, Fabrizio e Totò, molto carini. Porta un pochino in fuori e passo leggermente la matita ultra scrivente e un po' qua. Un po' fuori e passa. Quest'occhio sembra diverso perché in effetti tutti abbiamo una parte diversa dall'altra, ma poi io ci metto il mio. Rimane un po' difficoltoso, ripeto, come al solito io. Va bene, ora mascara. Come avete notato, niente glitter oggi. Strano, ma vero, non credete? Facciamo asciugare e poi diamo un'altra passata. Con il colore chiaro ovviamente si nota di più il mascara perché si vede il nero delle ciglia. Per iniziare un altro film, già cucinato, sto facendo la maglia dei lavoretti per Natale che non posso dire ovviamente.
qua. Questo decisamente non è bello, guarderò la prateria dopo, finché non vado da mia mamma. Ecco ragazze e ragazze, questo è il mio look terminato. Vi dico cosa ho usato come rossetto ed è Mocha di MAC, molto carino. Questi qui piccini costano 10 euro, quindi ne vale la pena perché di prodotto ce n'è. Sono belli piccini. Vi faccio vedere la differenza. Vabbè, a parte il pezzo fuori, ma anche, vedete? E sono eccezionali. Questo lo trovo molto bello. E con la matita di Wycon, la 220 solita, ho contornato il rossetto. Questo è tutto. Non so se vi piace. A me abbastanza, devo dire. Ok. Adesso così allunga lo sguardo. Ok. E l'illuminante che ho utilizzato oggi è questo qua. Sapete che ogni tanto rispolvero le vecchie cose, insomma. Niente, questo è tutto. Un bacione grande, ciao, alla prossima!